Sono le 7 del mattino e oggi vi porto a fare un'avventura che è veramente un'avventura, un viaggio che ci porterà a Barletta. Benvenuti o bentornati sul mio canale. Oggi voglio proporvi questa cosa a cui tengo particolarmente. Qualche settimana fa sono stato ospite della Pinacoteca dei Nittis nel centro storico di Barletta e ho avuto il piacere e l'onore di essere traghettato all'interno di un excursus di tutto un racconto che riguarda questo grandissimo personaggio, questo grandissimo pittore italiano, ovvero Giuseppe De Nittis, accompagnato appunto dal professor Renato Miracco, uno dei più importanti studiosi mondiali di questo storico pittore barlettano. Il video di oggi è una sorta di vlog mini documentario di questa esperienza e mi scuso se l'audio non sarà sempre, diciamo, ad hoc, ma ho preferito proporre il mio sguardo all'interno di questa visita piuttosto che raccontare in maniera pedante questa lezione che conservo veramente all'interno del mio cuore e di cui forse sono un po' geloso, ecco. Spero vi piacerà questo contenuto un po' diverso, un qualcosa che vorrei cominciare a fare appunto nel canale, proporvi più cose ponderate anche che richiedono più tempo per essere realizzate. Vi invito come sempre a lasciare un mi piace e iscrivervi al canale e qualora vogliate saperne di più e qualche informazione anche rispetto a questa mostra e a questo museo, vi lascio tutto quanto qui sotto in descrizione. Fa lo studio del cielo delle nubi contemporaneamente quasi a lui e lui non mai Degas si occupa di paesaggio tranne poche volte, lui dice che il paesaggio in plein air a lui non interessa, però lo studio delle nubi, che era un'eredità diciamo romantica con cui i pittori impressionisti si devono confrontare, sicuramente è qualcosa di molto importante, è qualcosa che lui sente e che deve comunque con cui dialogare. Fantastico, Degas è l'unico che ritrae Leontine incinta. Un quadro strano. Perché è strano? Perché è ambientato non si sa dove, ma è ambientato probabilmente in quello che era una specie di studio fotografico, perché c'è un fondo bianco di studio fotografico, o qualcosa che era similare, quindi non si voleva dare la connotazione dello spazio quanto la delimitazione della figura. Marie Lantillez era questa modella che Nadar fotografa, ancora con un'idea della donna di colore erotica, ma in quegli anni, da quando Nadar le fa questa foto a quando De Nittis dipinge questo, Courbet aveva squarciato una lancia a favore dei modelli maschili e femminili di colore. Quindi ci sono i due grandi quadri che lui fa di personaggi, diciamo, di colore, people of color, di quel momento, perché non ci possiamo dire afroamericani, perché non lo erano, che rivoluziona lo sguardo, quindi non è più semplicemente qualcosa di sessuale, di sensuale, ma era qualcosa proprio di una diversità, che aveva un background diverso, quindi lui comincia a costruire mentalmente e praticamente dei quadri che hanno un nuovo sguardo fatto dai modelli, sia maschili che femminili, che poi stiamo pensando alle modelle donne, ma contemporaneamente, in quel momento, i modelli maschili italiani vanno molto a Parigi
e ci sarà un'associazione di modelli maschi che si riunisce in una corporazione contro i modelli maschi italiani che vengono presi dai pittori, perché sono più disinibiti rispetto agli altri. Cioè, hai capito che, cioè, che incroci ci sono in quel momento? Lui naturalmente va sul Vesuvio, comincia a avere il suo contratto con Goupil, che gli dice: benissimo, facciamo questa opera sul Vesuvio che non è stata mai fatta, speriamo che la vendiamo, facciamo delle incisioni, facciamo qualunque cosa tu mi mandi, io poi la riproduco e la riproduco contemporaneamente. E lui fa dei quadri che manda a Goupil e Goupil gli dice: no, non mi piacciono perché non ci sono delle figure. Allora De Nittis, per poter vendere, li sovrappone. E la cosa bella che avremo è, lui fa una serie di quadri dedicati al Vesuvio che sono più di 70, con lui che è lì dentro la bocca, sì, del Vesuvio, certo. Tant'è vero che lui rischia la vita e Clarite dice che tu sei come un eroe. No? Lui rischia la vita sul Vesuvio. Ma l'altra cosa bella è che questo quadro qua ha il suo pendant in un quadro che Hitler voleva nel suo museo ariano. Rintracciato, lo mettiamo insieme in America, questo insieme a quello, che è esattamente il twins, il gemello di questo qua, e che Goupil non voleva vendere e che lui vende invece quando va a Londra. Parigi è il punto di ritrovo di tutti gli artisti. Parigi è quella che diventerà la Lumière Parigi, la prima città illuminata da Lumière Gas, la Parigi rinnovata da Napoleone III. La piramide. Questo è il primo posto che lui fa. E sposta la plastopiramide con le strutture di plastopiramide sulla destra, ma si rende conto, dopo che l'ha fatto, che il quadro non ha fuga, vedi che non ha, che non buca. Allora lui cambia totalmente dall'altra parte. Qui c'era una figura che era la spazzatrice di pavimenti che lui elimina nel quadro, nella versione intermedia che sta alla gamba. Da rettangolare così diventa, cambia totalmente misura. È uguale al Le Trocadéro, a un quadro sulle Trocadéro che sta sul Carnevalet che avrò, che in cui c'è la struttura sopra. Thank you.
anche dei quadri fantastici sulla nuova città che sta nascendo, quindi all'ardire in questo senso De Guy con lui, di fare anche dei tralicci delle stazioni ferroviarie. Ma perché non sono dei quadri che lui si tiene poi a casa sua, perché questi fanno parte, sono quadri che fanno parte della donazione, quindi sono quadri che quasi non erano fatti per la vendita, ma erano fatti come studi suoi personali, perché la sua produzione è comunque divisa tra quello che lui può vendere per sostenere e quello che lui invece può conservare come traccia dei suoi studi. Si concentra con una luce qui, ma tutto questo, il resto è totalmente, è abbozzato, non me ne frega nulla. Io sono concentrato sulla luce e sui fumi e la luce di lampade che vengono lanciate qui. E questa è una stufa, è il progetto preparatorio che sta alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna a Roma, c'è un cane qui seduto sulla seggiola, ma è in questa che tu vedi di più l'attraversamento degli sguardi, le comunicazioni non verbali fatte semplicemente con una pennellata rapidissima. Dice: sa troppo, conosce troppo, non riesce a riguardare la realtà con gli occhi perché sa troppo. Ed è bellissima questa cosa del sapere e non poter comunicare. È anche la nuova immagine della donna che non è più vittima, ma è protagonista. C'era questa cosa delle donne pallide, no? Che Manet e Monet che cominciano a parlare di donne pallide, di Degas che dice io le amo le donne, cosa che non era vero, amo le donne anche nei loro difetti. Ed è bellissima questa cosa, no? Ed è bellissima anche questa distanza che lei ti fa. Ti rende partecipe della sua vita, ma è anche una distanza emotiva che ci cerca di... Io sono arrivata, ho il mio mondo e ti guardo da protagonista, non da ricettiva dello sguardo. Di riferimenti con quadri di Monet, quadri di Caillebotte. De Goncourt dice che questo è il pendant di un quadro di Caillebotte sulla colazione, dove c'è sempre un posto vuoto all'inizio, è meraviglioso, con questo sguardo di lei che avete lo stesso vestito che ci abbiamo visto prima in maniera diversa, il servizio naturalmente giapponese, con il giapponese, il poncio al centro, e c'è questa colazione in giardino col pezzo di pane, con i fiori. Ed è bellissimo anche questa questione, vedi, ho fatto una piccola cosa sulle nature morte di Delizzi, che non ce ne sono tante, ma sono molto importanti, perché hanno il contraltare in quelle di Manet, Degas fa nature morte, in quelle di Caillebotte, in quelle di tutta una generazione. Era quando Manet diceva io voglio passare alla storia come il San Francesco della nature morte, perché veramente è nella natura morta che il vero pittore, è nel fare le nubi e che il vero pittore si vede. Lui non vede, dice, io ho un problema agli occhi, per cui ho delle piccole macchiette negli occhi e ho come dei buchi, per cui non riesco a dipingere a lungo, perché è come se mi si aprissero questi buchi e non vedo più, che a me mi stringe il cuore vederlo, sentirlo, e fa queste tre versioni della maca.
Questa è la stessa sedia che abbiamo visto di lei incinta. Se l'ha portata dietro, non lo so. È un controllo e lei che vedi che è la stessa concezione della posa in equilibrio, la stessa concezione di Manet, di una posa scomoda che la modella deve avere, perché lei sta in questo bilico della maca, sia lì che è molto difficile, controllando comunque il figlio. Per voi temerari che avete resistito fino alla fine di questo video, vi lascio questo piccolo segreto. Questa visita non è stata del tutto casuale, anzi, fa parte di un progetto molto più grande che comprende tutte le persone coinvolte in questa giornata molto particolare. Stiamo infatti scrivendo un film documentario che possa raccontare la storia di questo pittore straordinario, un personaggio che a me piace pensare possa essere stata una sorta di rockstar ante litteram. D'altronde è un artista morto relativamente giovane, dal carattere molto molto ribelle. Un'icona della storia dell'arte italiana, purtroppo tristemente dimenticata e poco studiata e approfondita, al quale mi sto legando sempre di più e spero con questo progetto, di cui vi racconterò in seguito, di poter portare nuova luce e nuovo interesse su questo grande artista. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!